Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova piccola serie. Siamo su Watch Dogs. Come vi avevo anticipato nell'unboxing, farò comunque qualche video di Watch Dogs, così un po' per farvi vedere come funziona. Non farò totalmente la storia, quindi se c'è veramente molta trama la taglierò completamente, così magari non ve la spoilerò, però vi faccio vedere comunque un po' il gameplay, come funziona. Farò secondo me anche una decina di gameplay e poi comunque se vi piace continuerò, se non vi piace me ne fa... Nuova partita, andiamo, figa, forza, filata. Avevo detto che non acquistavo, però come detto anche già nell'unboxing ho trovato un'offerta veramente che non potevo rifiutare, scontissimo da Marco Polo, e me lo sono accaparrato. Adesso vediamo di che cosa si tratta. Bene Aiden, ci siamo. Sto entrando. Siamo già molto fighi. Siamo già davvero molto sburi, puttana merda. Un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Wow. Perché mi gaso per queste cose illegali? Chi è stato? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Maurice? Sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. E dopo tanti mesi che lo stavamo aspettando, signori Watch Dogs. Watch Dogs, e sembra davvero una gran figata. Ok, siamo partiti, signori. Mi devi credere, davvero? Chi ha dato l'ordine? Ti prego, te l'ho detto, non lo so. Lo sai. Abbiamo congedato per le feste, questo. La famiglia? È un problema. No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Melissa? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro, non lo sapevo! Dimmi con chi hai al telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato! Allora te lo dico. Lena. Lena Mills. Chi è? Sua sorella. Sei fuori. Non sapevo nulla della bambina. Non sarebbe dovuto succedere. Voglio che ci rifletti molto bene. Pensa. Ascolta. Anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente... girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi andare. Per favore, per favore! So! Spara, Maurice. Nome! Tieni premuto L2 per mirare e R2 per sparare. Mi dispiace, zio. No! Boom! È tornata la memoria. Che figa. Ah ok, tondo per neutralizzare il nemico. Porca madossa. No, con quel manganello lì no, è pesantissimo quello, fa un male della madonna. Non che l'abbia provato su di me, ma forse lo dato in gi- no, quello spacca le gambe, veramente, quello spacca le gambe. Comunque, credevo lui sarebbe stato un personaggio un pelo un po' più tranquillo, non subito così. Allora, qua dato, hackera. Tieni premuto per hackerare. Non posso fuggire più. Ce la fa. Quel cazzo di Aiden Pierce. Ha ucciso sua nipote, non smette di inseguirmi. Ma che cazzo è? Che cosa devo fare? Non si fermerà mai.
Non devo fermarmi. No, esatto, fratello. Non devi fermarti. Allora, esci dallo spogliatoio. Perfetto. Volevo vedere se qua in giro c'era qualcosa. Ah, perfetto. Se io praticamente guardo sul personaggio, mi dà comunque delle informazioni personali. Ok, ho trovato del denaro. Perfetto. Telefono, usa e getta. Componente chimico. E qua c'è medicine. Ok, possiamo leggermente uscire. Allora, questo chi cazzo è? Chris, che ti prende, vecchio stronzo? Oh, merda. E quello? Dove cazzo eri finito? Cosa? Oh, porca figa. Oh, che sborato, no, che... Un paio di minuti. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero sul telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo. Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Andiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti, la partita sta per finire e non c'è più tempo. Bel colpo. No, cioè, questo scontro, questo dialogo ve lo devo far vedere. Non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Ah, sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Bene, polizia bene. Polizia di Chicago, c'è qualcuno all'interno, identificatevi. Supera la polizia, no, porca figa. Tondo per muoverti indietro, L per uscire dal riparo. Ce n'è un altro. Quindi niente vittime. Ok, proviamo. Dovevano scegliere la partita più importante della stagione. Sali, no. E rovinarci la festa. Vediamo, questo cosa posso fare? Fa volontariato. No, poverino, no. Fa volontariato, cazzo. C'è un'imboscata. Ehi, che sia il giustiziere. Sembrerebbe proprio... Ok. Ok, così li attiro. No, che gran sborato. Ok. Ok, così l'ho superata. A posto. Cioè, questo era proprio... Questo era proprio easy, però, insomma. L'importante è che in più o meno abbia capito come fare. Direi che si apre dall'altra parte. Ok, attiviamo la telecamera. Le telecamere possono essere usate per raggiungere zone accessibili. Ok. Perfetto, siamo praticamente nell'altra telecamera. E io che cazzo devo fare? Segui il flusso di dati fino alla fonte. Qua dovrebbe esserci un'altra telecamera, no? Non la trovo. Ah, eccola qua. Accesso remoto abilitato. Vedi niente? Ok, no, che sborata. Che sborata! Sappiamo che c'è un VIP nella sala VIP. Ok, hacker. Ok, salgo. Dove corri, Flash? Ci servi. Adesso torno indietro. Ah no, esco. Esco semplicemente. Perfetto, ok. Trovare il modo di farlo muovere. Allora, innanzitutto piglio sta roba. L1 per aprire la ruota di armi. Premi costruire l'oggetto. Fai da te. Ah, quindi potrei fare. Rilascia L1 però, ok, perfetto. Lancia l'esca nell'area indicata.
crackerare le scanzate. Ok. A bocca. Perfetto. L'importante adesso è prendere dimestichezza con sti cazzo di comandi. Ok. Lei, signore. Perfetto. Che stronzata è? Non ho fatto niente io. Solo due parole. Amico, guarda che ce li ho i biglietti. Tenga le mani bene in vista. Dovrei riuscirci abbastanza facilmente. Computer ne esce di roba su di voi. Fuori i documenti, tutti e due. Io non tiro fuori un cazzo. Opa, ho sbagliato. Ehi, stai riprendendo? Preparati a un viaggio da paura, amico. Oh, c'è la partita, cazzo della figa. Bad boy. La polizia isolerà l'intera area. Se non creiamo un diversivo, sono bloccato. Mi serve un blackout per filarmela. Su tutto lo stadio. Non volete che la stampa smettesse di parlare del giustiziere? Che sborata. È collegato al CTOS tramite un firewall. Senti, devo uscire dallo stadio. Cerca il punto d'accesso più vicino. La stampa okay. È accanto. Ma ti serve qualcuno autorizzato all'accesso? Le guardie sono autorizzate. Trova e hackera la guardia con il codice d'accesso. Ok, hackeriamo la guardia. Ok, aspetta. Hackera per entrare allo stadio. Ehi, passami Barry. Ma che sborata è? Ok, quindi io ovviamente devo andare qui. Che non è per aprire la ruota delle armi. Blackout. No, che sborata. Che figata. Con attivo la ruota premi. Ok. E così ho fatto il blackout pesissimo. Blackout, eccolo. L'ho fatto. L'ho fatto. Ho fatto il blackout. Puttana merda. Fammi entrare. Fammi entrare. Conosce. Oddio, buon. Qua entrerà sicuramente qualcuno. Ok, dai che esco. Quindi R2 corro, perfetto. Mi sarò perso un po' di oggetti in giro, ragazzi, ma non c'è problema. Perché lo rifarò. Sono andato. Sono allergico agli sbirri e anche a Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una vera bellezza. È così che si fa. Bravo Jordi. Vai, 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 vai dalla macchina, via dalla macchina. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Stanno arrivando, cazzo figa. Voglio la mia auto. Eccola qui. Sali. Puttana che sborata. Puttana che sborata. Allora, guida, accelera, frena, tieni premuto, retromarcia, ok, freno a mano, guarda indietro, cambia visuale. Perfetto. No, 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 perdo la testa, perdo la testa. È meglio se andavo dall'altra parte. Esatto. Giro qui e siamo a posto. Vedete, se io hackero il semaforo, cambia praticamente le luci. Ok, andiamo. Bella, mi piace la guida. Oppala! Scusate, permesso. Oh, oh, pardon. Scusate. Ok, siamo usciti dall'area. Raggiungi il tuo nascondiglio. Fuga riuscita, perfetto. Che bella, la città è. Si ammorbidirà certo. Badaboom! Ma in qualunque momento puoi premere per aprire la mappa, X per piazzare una destinazione GPS e il tuo obiettivo viene visualizzato nell'angolo della mappa in alto a sinistra. Trasporto rapido verso qualunque nascondiglio. Quindi se io adesso apro così la mappa, perfetto. Qua cos'è questo? Sblocca i punti interesse, antenna CTOS. Ah ok, come praticamente Assassin's Creed, devo le antenne per sbloccare comunque delle determinate aree. Ok, quindi questo è il mio obiettivo, io lo punto. E lui mi dà la destinazione, addirittura anche molto bella questa cosa. Anche su schermo proprio, sulla schermata di gioco, non solo sulla mappa. Porco due, che frontale che stavo per fare. Ok, si va.
Ah sì. No, quanto sei figo. Qua è viva sta cazzo di città, ragazzi. È fottutamente viva. La città è viva, ragazzi. Che gran figata. Eccoci qua. Cosa mi dai, della droga? Mi dai della droga? Ehi, fratello. Ehi, fratello. Fratello. Ehi. Ehi, fratello. Ma dai. Ehi, fratello. Ma dai della droga, fratello. Ma dai della droga, fratello. Fratello, ma dai della droga. Fratello, ma dai della droga. Cosa? 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 No, no. No, cosa no? Che è? Che cazzo succede? Ah, scappa, scappa, scappa. Ragazzi, scusate. Scusa. Oh. Oh, ragazzi. Ehi, scusa. Cosa? Cosa? No. Almeno io so camminare. Sì. Vedrai che con un gran pisellone nel culo ci farei molta fatica a camminare. Ok, eccoci arrivati. Il volata. Ok, ragazzi. Tranquillo, fratello. Fai tutto quello che vuoi. Punti abilità ottenuto. Apri l'albero delle abilità. Ok, apriamo l'albero delle abilità e ci diamo un'occhiata insieme. Allora, nelle abilità di hacking ci sono i semafori. Adesso ho sbloccato la possibilità di aprire anche cancelli a garage per comunque avere delle vie d'uscita più semplici. Poi ci saranno dissuasori mobili, esatto, vi ho fatto vedere anche le immagini, e i ponti, quindi comunque la mia abilità si espanderanno molto. Poi l'hacking degli impianti, praticamente, per stoppare magari i criminali, c'è quella valvola lì. Poi ci sarà il controllo dei treni, ci saranno veramente una valanga. E poi c'è il telefono, che comunque batteria hacking. Ok, perfetto, perché c'è la batteria per hackerare, non posso farlo sempre. I bancomat! Che figata. Poi ci sono anche le abilità del combattimento, ovviamente, quindi con l'uso delle armi, le botte, concentrazione migliorata, quindi quello dei combattimenti, fai da te, quindi come abbiamo visto prima, la costruzione magari di oggetti magari un po' più complicati, quindi per esempio questa granata qui. Poi ci sono quelle della guida, comunque per avere più sicurezza alla guida. Questo è l'albero completo delle abilità. Dormi. Perfetto, signori. Signori, io direi che questa prima puntata si può terminare qua. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. È stata comunque molto breve. Noi ci vediamo ad un prossimo video di Watch Dogs. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. E alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Okay.